La nostra prima preoccupazione in questo momento è una soltanto, che si ritrovi il ragazzo. La famiglia Molnar desidera, mio tramite, ringraziare tutte le autorità che si stanno prodigando per il ritrovamento del giovane. Quindi in questo momento l'esigenza, la necessità, il desiderio della famiglia Molnar è che si ritrovi Christian. Ovviamente più passa il tempo, più le speranze di trovarlo vivo si affievoliscono. Quelli che sono poi gli sviluppi processuali li valuteremo in un secondo momento, perché ovviamente in questo momento pensiamo a Christian e a ritrovare Christian. È chiaro che poi venendo qui e parlando con le persone, cercando di rendermi conto di quello che è successo, un'idea personalmente me la sono fatta. E io ritengo che probabilmente se i soccorsi fossero partiti in maniera tempestiva, i ragazzi oggi sarebbero salvi. E questo lo posso dire sulla base di indicazioni che ho avuto, di verifiche che ho fatto e anche semplicemente confrontando gli orari che hanno pubblicato altri organi di stampa della prima telefonata che ha fatto la povera ragazza deceduta e gli orari in cui poi gli elicotteri si sarebbero messi in volo o quando sono poi giunti i soccorsi qui sul posto. Probabilmente era una tragedia che poteva essere evitata.